Rissa nella notte, tre giovani denunciati, protagonisti due isolani e un napoletano, i fatti avvenuti all'alba di domenica in via Francesco Sogliuzzo ad Ischia. Trasporti marittimi, Borrelli, Naviglio, Vetusto, politici assenti, il deputato di Europa Verde a Tele Ischia conferma il pugno duro contro la situazione ormai insostenibile nel Golfo di Napoli. Proroga concessioni balneari, antitrust, ricorre al TAR. Le proroghe al 31-12-2024 sono illegittime, sostiene l'autorità garante. Ultimo in ordine di tempo il ricorso contro la delibera del Comune di Capri. Ischia Calcio, l'addio di Feola dovuto a motivi personali, lo sottolinea il direttore sportivo gialloblu Mario Lubrano ai nostri microfoni. Cercheremo un altro centrocampista. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione Tele Ischia, apriamo con la cronaca. Sono stati infatti identificati i tre ragazzi, due isolani e un napoletano, protagonisti della rissa avvenuta domenica scorsa a Ischia, che ha portato anche al ferimento di uno dei tre. È accaduto tutto intorno alle 5:10 del mattino, davanti al chioschetto in via Sogliuzzo. Tra i ragazzi in attesa, un apprendista orafo di 19 anni napoletano e un 24enne di Lacquameno. Il panino arriva all'isolano, ma l'altro reclama di essere arrivato prima. Una parola di troppo in risposta, gli insulti e il lancio di alcune monetine contro il 24enne. Ed ecco che interviene un terzo ragazzo, un 22enne del posto, amico del giovane locale, che si lascia coinvolgere e si schiera contro il napoletano, sferrandogli uno schiaffo. Ecco il risultato, pugni, calci e maglie strappate. Il 19enne sfila dai pantaloni un coltellino, colpisce il 22enne alla schiena finché non intervengono i passanti a calmare gli animi. Per i due ragazzi isolani lesioni giudicate guaribili in 6 e 7 giorni di prognosi. Le telecamere della zona hanno ripreso il tutto e i tre ragazzi sono stati identificati e denunciati per rissa e proposti per il DACUR, il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di intrattenimento e spettacolo. Per il 19enne di Napoli anche la proposta per il foglio di via obbligatorio e dovrà rispondere anche di lesioni personali aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il locale, invece già teatro di altri eventi simili, sarà proposto per la sospensione della licenza. A Forio stamani è stato stroncato da un malore in mattinata Pasquale Cicco, 75 anni, titolare della macelleria Viola allo Scentone. Si trovava presso il campo di bocce nel parcheggio dell'Anmi sul porto foriano quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati soccorsi da parte dei sanitari che hanno tentato di rianimarlo anche con l'utilizzo del defibrillatore, purtroppo senza successo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I funerali saranno celebrati domattina alle 10:30 nella chiesa di San Francesco di Paola a Forio. L'avvocato Bruno Molinaro interviene sul piano di ricostruzione che è stato adottato dalla Regione Campania. Il piano in questione, per come formulato, ha già fatto registrare la posizione contraria del sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino, che ne ha denunciato la illegittimità anche perché i redattori avrebbero utilizzato cartografie non aggiornate e fatto riferimento in alcuni casi a demolizioni di fabbricati regolari e non danneggiati dall'evento sismico. Insomma, un piano fatto in fretta e furia per sfuggire alla tagliola dell'intervento sostitutivo del Ministero. Si apre così la fase delle osservazioni dei comuni, dei cittadini e delle associazioni. Vedremo cosa verrà fuori. Mi chiedo, sottolinea al proposito l'avvocato Molinaro, come il piano di ricostruzione possa superare i problemi legati alla presenza di domande di condono edilizio riguardanti in tutto o in parte gli edifici interessati. Il Consiglio di Stato e la Cassazione Penale di recente hanno ribadito che in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti sono quelli diretti a garantirne la conservazione. Se non si sana prima ciò che è abusivo, qualsiasi piano, anche il più perfetto, è destinato a fallire. Sui disservizi dei trasporti marittimi del Golfo di Napoli è intervenuto a Tele Ischia l'onorevole Francesco Borrelli. Gli argomenti trattati, le carrette del mare utilizzate come trasporto passeggeri, la mancanza di concorrenza, il ruolo dei politici isolani che negli anni non hanno assolto il loro compito di salvaguardare gli interessi della loro comunità. Infine i sindaci, risultati assenti sulla problematica. Sentiamo Borrelli. Parliamo di un trasporto pubblico a pieno prezzo nel Golfo di Napoli, che è fatto sostanzialmente da carrette o prevalentemente da carrette. È un tema che negli anni è stato sollevato alcune volte in modo probabilmente debole o comunque non erano talmente carrette come sono diventate oggi, al punto tale che
la Medmar utilizza le cosiddette Agata, dove non c'è scritto neanche il nome della Medmar, il biglietto te lo fa la Medmar, ma là non c'è scritto Medmar su quelle carrette, perché tra l'altro che riguarda, sono state realizzate nel 1973, quindi oltre 50 anni fa, perché servono per trasportare prevalentemente mezzi pesanti e monnezza, quindi noi viaggiamo sui traghetti della monnezza. La Caremar, l'abbiamo detto, sabato è saltato un portellone, la Gestur non ne parliamo. Il problema è che negli anni queste compagnie di navigazione hanno fatto una sorta di cartello, perché i pochi che negli anni hanno tentato di entrare sono stati respinti con problemi tecnici, con navi che venivano non messe in condizioni di lavorare. Mi sono fatto fare un dossier dalla Regione Campania che a fine dicembre farà un nuovo bando e là dovremo fare un lavoro, io là mi impegnerò a livello nazionale affinché partecipino altri soggetti, ma non perché io non voglio che partecipino soggetti della Campania, ma perché voglio la qualità del servizio. A me sembra che questo modus operandi, poiché non c'hanno concorrenti, ha spinto molto in basso la qualità del servizio dei trasporti, che adesso è diventato insopportabile. Addirittura abbiamo dovuto fare una questione per far attivare i condizionatori. Hanno risparmiato anche sui condizionatori. È una cosa impensabile, veramente. Guardate, perché io rispetto gli animali non lo chiamo carro e bestiame, ma voglio dire, non c'è proprio rispetto per colui che viene trasportato, che paga mediamente tra i 18 e i 27 euro a seconda che sia un traghetto, a seconda dell'orario, a seconda della compagnia, a seconda che sia un traghetto o un aliscafo. C'è stato l'intervento proprio sabato in diretta del nostro direttore che focalizzava l'attenzione sulle eventuali responsabilità che dovrebbero essere nella politica regionale per quanto riguarda i nostri trasporti. Ma assolutamente, l'ho visto, lui fa anche nomi e cognomi di deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali e quant'altro. Noi abbiamo avuto di tutto, l'isola di Ischia non può non dire che non ha avuto una rappresentanza molto significativa pure rispetto alla sua grandezza. Il problema è che noi molto spesso non votiamo per uomini che fanno l'interesse collettivo, ma per uomini o donne ovviamente che fanno piccoli piaceri personali. Secondo Borrelli, i sindaci di Ischia sono complici o colpevoli? È molto provocatorio, ti giro la domanda. È l'ultima, eh? Io non so se sono complici o colpevoli, sicuramente non sono stati protagonisti di una battaglia frontale. Questa mattina la nave Driade ha fatto già il ritorno ad Ischia. Il traghetto della Caremar sabato scorso è stato protagonista di una serie di azioni per lunghe ore per porre rimedio al guasto del portellone. Da questa mattina quindi la nave è tornata a effettuare le corse tra Ischia e i porti del Golfo, sperando che sia stata nel frattempo revisionata e controllata per porre rimedio definitivo a tutte le sue eventuali carenze dovute anche all'età. L'anno prossimo 150 bambini avranno una nuova scuola materna all'Acquameno. La conferenza dei servizi speciale e la struttura commissariale per il sisma hanno infatti concluso l'iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento. L'Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, procederà all'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della scuola, la cui consegna è prevista entro il 2025. L'intervento, che ha l'obiettivo di integrare l'opera architettonica con il paesaggio circostante, si configura come una iniziativa di rigenerazione urbana con la creazione di una piazza per la collettività. Prevista anche la riqualificazione di un fabbricato rurale da destinare ad attività culturali che sarà oggetto di successiva progettualità. Il bradisismo continua a creare problemi al porto di Pozzuoli, il suolo che continua ad alzarsi, specialmente con la bassa marea, i disagi aumentano. L'ultimo provvedimento è l'ordinanza restrittiva della Guardia Costiera per evitare l'attracco in alcuni punti della banchina alle imbarcazioni con il pescaggio di oltre 2,5 metri. Vediamo il servizio con l'intervista al comandante della Guardia Costiera di Pozzuoli. Il sollevamento dei fondali del porto di Pozzuoli dovuto al bradisismo ha imposto la definizione di un nuovo pescaggio che dovranno rispettare le navi che effettueranno l'ormeggio. Con pescaggio si intende l'altezza della imbarcazione tenendo come riferimento solo la parte che rimane immersa nell'acqua. Nello specifico l'ordinanza restrittiva adottata dalla Guardia Costiera locale vieta l'attracco negli accosti 1, 2, 3 e 10 della banchina alle imbarcazioni con pescaggio di oltre 2,5 metri. La decisione è stata presa in attesa dell'esecuzione
all'esecuzione dei lavori, deliberati lo scorso giugno dalla Regione Campania, di livellamento dei fondali al fine di garantire la sicurezza della navigazione e le fasi di ingresso e uscita delle navi dal porto. La questione, specialmente con la bassa marea, riguarda anche auto e mezzi pesanti che hanno difficoltà ad imbarcarsi e a sbarcare dai traghetti. Sono in pratica urgenti i lavori per evitare problemi con i collegamenti da e per le isole in termini turistici ma anche di approvvigionamento. Ascoltiamo Edoardo Russo, comandante della Guardia Costiera di Pozzuoli. L'ordinanza è uno strumento informativo per i comandanti delle navi che comunque già sono ben consci della situazione in atto all'interno del porto di Pozzuoli ed è un'ordinanza con la quale si favorisce l'ingresso ai traghetti stagionali, in particolare quelli che pescano di meno rispetto ai traghetti, quelli più convenzionali con il trasporto di mezzi e veicoli, affinché questi si dirigano nei posti di ormeggio dove effettivamente il pescaggio che abbiamo registrato è minore. Quali sono i problemi che si possono riscontrare rispetto anche ai mesi scorsi, oggi che il suolo dei Campi Flegrei continua a salire? Chiaramente il fenomeno del bradisismo è comunque già costantemente monitorato dall'INGV. Per quanto concerne la diminuzione dei pescaggi disponibili ci sono tanti fattori, influisce sia anche la pressione atmosferica sulla massa d'acqua, congiuntamente alle maree e congiuntamente anche al fenomeno di insabbiamento che è dato dal continuo movimentarsi delle navi all'interno del porto. Quindi le problematiche relative alla diminuzione dei pescaggi sono problematiche che non si notano da un giorno all'altro, ma che giorno dopo giorno comunque sono costantemente, diciamo, osservate, sono in leggero aumento, qualche giorno in maniera più grave, qualche giorno in maniera meno diciamo, preoccupante. È fondamentale che si diano seguito ai lavori qui al porto di Pozzuoli dopo anche la delibera regionale dello scorso giugno. Sono lavori che sono necessari per riportare gli operatori in condizioni di poter lavorare, in condizioni di maggiore tranquillità, questo è certo. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, nella propria riunione del 16 luglio, ha disposto di impugnare dinanzi al TAR la deliberazione della giunta comunale del 29 dicembre 2023 adottata dal Comune di Capri concernente la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. L'antitrust ritiene che la proroga in favore dei precedenti concessionari decisa dal Comune di Capri violi le norme in quanto elusiva della scadenza al 31 dicembre 2023 del periodo transitorio indicato dal Consiglio di Stato e dunque volta ad impedire o comunque ritardare l'applicazione della normativa euro unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime. La linea dell'antitrust è quella di applicare quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ricorrendo contro le delibere dei comuni che hanno deciso la proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024. Per i dettagli vediamo il servizio. Nel caos dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime interviene l'autorità garante della concorrenza del mercato, che tende a rafforzare le decisioni dei giudici amministrativi contro qualsiasi proroga delle concessioni non accompagnata da una procedura di evidenza pubblica. L'autorità ha attivato una vera e propria attività di controllo e segnalazione delle proroghe disposte dai comuni, avviando dei procedimenti nei confronti dei comuni costieri che alla fine del 2023 hanno prorogato le concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 della legge 118 del 2022. Le motivazioni adotte dai comuni sono varie, tra cui l'assenza di criteri stabiliti dal governo da inserire nei bandi di gara e la necessità di una ricognizione delle concessioni esistenti prima di avviare nuove procedure di affidamento. Ma la cosiddetta proroga tecnica si giustifica solo quando, per ragioni oggettive, non sia stato possibile concludere la procedura selettiva e in ogni caso l'amministrazione è consentito ricorrere a questo strumento esclusivamente se si è attivato per l'indizione della gara, circostanza che con ogni evidenza non si è verificata in nessuno dei casi esaminati dall'autorità. Spiega infatti l'autorità che l'obbligo di avviare le procedure selettive deve essere necessariamente interpretata restrittivamente. Proroghe generalizzate e mancato avvio delle procedure di gara costituiscono dunque violazioni dei principi di concorrenza e di apertura del mercato davanti al quale l'autorità non resta inerte.
Ricevuta la segnalazione da parte dell'autorità, i comuni possono accogliere le criticità sollevate dall'autorità e comunicare le iniziative intraprese per rimuovere le violazioni. Il silenzio ha invece quale unico effetto quello di legittimare l'autorità ad impugnare gli atti innanzi al TAR. In alcuni casi i comuni si sono adeguati a seguito della proposizione da parte delle autorità del ricorso davanti al TAR. L'effetto delle segnalazioni sembra in ogni caso aver sortito il suo effetto, ossia quello di mettere pressione alle amministrazioni che preferiscono adeguarsi piuttosto che affrontare i contenziosi. Ma come strutturare un bando che assicuri il confronto competitivo e sia in linea con la normativa ancora incompleta? Un Consiglio di Stato ha chiarito che i principi e i criteri dell'articolo 4,2 della legge 118 devono essere considerati dai comuni nella predisposizione dei bandi per l'affidamento delle concessioni. I comuni devono avviare procedure trasparenti e competitive per l'assegnazione delle concessioni demaniali, evitando proroghe immotivate e garantendo così una gestione più equa e responsabile del patrimonio pubblico. Pulizia dell'arenile che lascia a desiderare, mancanza di servizi igienici, un odore nauseabondo che proviene dal terreno retrostante e rende l'aria irrespirabile. Sono queste alcune delle criticità lamentate dai bagnanti, turisti e residenti che frequentano quotidianamente la spiaggia del Muro Rotto a Ischia Ponte. Sentiamo. Io vengo qui alle 7:30 del mattino fino alle 10:30, quindi la spiaggia la mattina è bellissima, il mare è pulito, calmo, l'unico problema alle 10:30 incomincia a riempirsi e diventa un tappo, però come posto si sta benissimo. La spiaggia è buona, noi siamo locali, siamo di qua, non possiamo andare, dove andiamo? La spiaggia dei pescatori è affollatissima. Io mi trovo molto bene, qua è un ambiente familiare, siamo bene con i bambini e è abbastanza pulita la spiaggia, il mare è ottimo, non c'è da aggiungere altro. La spiaggia, noi veniamo da anni su questa spiaggia, quest'anno a differenza degli anni scorsi è un poco più grande, quindi mi sembra che la gente sia di meno, invece siamo sempre le stesse persone perché vedo sempre le stesse facce, da 10 anni a questa parte sono sempre le stesse che vengono qua giù, tra gli ischitani e anche qualche forestiere. C'è qualcuno in più rispetto agli anni passati, però la spiaggia si sta bene, non la vengono a pulire ogni settimana, 2 settimane, però diciamo che in generale è una spiaggia da 8. A livello di servizi come la trovate? Servizi, di servizi dipende da che tipi di servizi, perché essendo che è una spiaggia libera logicamente dobbiamo fare noi attenzione del posto a non buttare cicche, carte per terra, tutte queste situazioni che si possono creare così nelle spiagge libere. Poi del resto si sta benissimo, si sta. I servizi sono decenti, si potrebbe tenere molto più pulito, l'arenile è sporco, però altri problemi non ce ne sono. Bene, bene, servita bene, arriva il pullman per chi sta lontano e non ha la possibilità di andare in albergo. È un posto adatto per i bambini, per le famiglie, per le persone anziane. Io ho chiesto già da parecchi anni di mettere dei bagni chimici in fondo al... E ogni volta lo chiedo a qualcuno del comune, sì, vediamo, vediamo, è passato un altro anno e i bagni chimici non si sono visti. Venendo a mare si sente molta puzza di spazzatura a marcia, quindi non so che cosa ci sia qui, però probabilmente mettono a parcheggio questi sacchetti della spazzatura, eh. Non so se sono ristoranti o se è autorizzato. Noi non lo sentiamo, a me non risulta, a me proprio non risulta, anzi noi siamo sempre qua tutte le mattine, non risulta, anzi ti dirò che sotto quest'albero è stupendo e ci mantiene fresco e stiamo bene. Abbiamo approvato in giunta il calendario venatorio 2024-2025 della Regione Campania, lo sostiene l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo. È stato un percorso lungo che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Possiamo dire di avere a disposizione uno strumento partecipato e condiviso, caratterizzato da soluzioni rispettose di tutte le sensibilità e capaci di dare dignità e prospettiva ad un settore strategico quale la caccia per la Regione Campania.
Dopo una lunga interlocuzione con gli uffici ambiente e agricoltura della Regione Campania, siamo riusciti a ottenere un grande risultato, quello di parificare il cacciatore campano a quello degli altri territori, lo sottolinea l'avvocato Salvatore Serpico, presidente dell'Associazione Club Cacciatori Etica Libera. Con l'approvazione del calendario venatorio, l'associazione ha ottenuto un importante risultato, eliminando il silenzio venatorio del lunedì, che si affiancava a quello del martedì e del venerdì, che era già vigente. Procida revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini con una decisione presa all'unanimità dal Consiglio Comunale. Mussolini era divenuto cittadino onorario dell'isola di Arturo nel 1924. Il Consiglio Comunale di Procida ha deliberato anche di revocare la cittadinanza onoraria con voto unanime di tutti i consiglieri e di assegnarla sempre all'unanimità a Daniel Buren, pittore e scultore francese, amante dell'isola, a cui ha anche dedicato un libro fotografico. Nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della incoronazione della Madonna delle Grazie a Procida è in corso una processione per le strade dell'isola. La seconda parte della processione sarà trasmessa in diretta intorno alle 21, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. Nuovo pacchetto di norme per la Campania in materia di trasporto pubblico. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza due proposte di legge che vanno a disciplinare il settore degli autoservizi non di linea e il trasporto pubblico locale dei comuni capoluogo di provincia. Sentiamo. Cambiano le cose in materia di trasporto pubblico per la Regione Campania, il cui Consiglio ha approvato a maggioranza la nuova disciplina degli autoservizi non di linea. Su iniziativa del presidente della quarta commissione Luca Cascone, la proposta di legge classifica i mezzi, definisce le funzioni degli enti locali e regola il bacino di traffico, stabilendo anche i requisiti e le modalità per il rilascio delle licenze per taxi e NCC. Entro 120 giorni, inoltre, verrà istituito il registro regionale delle imprese esercenti le attività di trasporto non di linea. Abbiamo recepito un dettato normativo che da anni non era stato recepito in Campania, finalmente anche la Campania ha assorbito la legge nazionale, ovviamente prenderà conto di tutto quello che saranno le evoluzioni normative, eventualmente il governo dovesse cambiare qualche riferimento. Abbiamo stabilito le regole con le quali vengono disciplinate, ovviamente tutta una serie di strumenti e soprattutto la quantità di licenze che ogni comune, previa una programmazione regionale, potrà mettere in campo. Quindi tutto definito, è chiaro e lo ripeto, sarà sempre in collegamento con la normativa nazionale, quindi finché sono bloccati il rilascio di nuove licenze resteranno bloccati, ma quando saranno sbloccati ci sarà la disciplina per poter da parte dei comuni rilasciare queste licenze. Non finiscono qui le novità per la viabilità in Campania. Con una seconda votazione il Consiglio regionale ha approvato le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Per i 5 comuni capoluogo di provincia sarà possibile, previa autorizzazione della Regione, esercitare i servizi attraverso le proprie società in-house. Un tema che nasce ovviamente dal comune capoluogo, che aveva volontà di affidare in-house, continuare l'affidamento in-house ad ANM, hanno registrato una carenza normativa perché l'allora giunta Caldoro non aveva disciplinato la possibilità dell'affidamento in-house. Noi abbiamo previsto che i comuni capoluoghi, in questo caso il Comune di Napoli, ma in generale i comuni capoluoghi, o ne fanno richiesta, si può valutare l'affidamento in-house alle aziende di trasporto. Lo sport, il calcio, è intervenuto nella trasmissione di Teleischia un altro giorno insieme il direttore sportivo dell'Ischia Calcio Mario Lubrano. Il DS gialloblesi è soffermato sulle motivazioni che hanno portato alla separazione con Andrea Feola e sul suo possibile sostituto. Sentiamo. Noi partiamo dalle notizie di cronaca, così come iniziamo ecco il telegiornale. Ieri sera, in ordine cronologico, ecco alla diretta di oggi, l'Ischia Calcio ha comunicato ecco la rescissione con il centrocampista Andrea Feola. Era stato ufficializzato il 28 luglio. Ieri c'è stata questa notizia che rompe questo rapporto. Vogliamo chiedere ecco come mai, cosa è successo ecco? Niente, è stata una sua necessità personale. Andrea Feola è sardo, viene da un'isola vicino Cagliari e quindi dopo qualche giorno che era qui in ritiro ha espresso delle motivazioni personali che lo spingevano a ritornare in Sardegna, questioni di natura familiare. La cosa ci ha sorpreso un po', però quando ci sono questioni extra calcistiche ecco, non è giusto entrare nella sfera personale altrui, quindi lui ha espresso questo, il ragazzo ha espresso questa sua necessità in maniera comunque molto elegante, ringraziandoci
per il corteggiamento che aveva avuto per portarla a Ischia, comunque scusandosi perché comunque stava chiedendo di rompere il rapporto dopo appena una settimana, però ci siamo salutati cordialmente perché comunque c'erano una motivazioni che andavano al di là della sfera calcistica, quindi è andato via, abbiamo fatto la risoluzione di contratto e quindi non fa più parte dell'Ischia Calcio da 2 giorni. Stiamo facendo delle valutazioni perché è chiaro che noi dobbiamo prendere un calciatore non tanto perché questo significherebbe sobbarcare la società solo di ulteriori spese che poi potrebbero rivelarsi non giuste. Noi dobbiamo essere comunque aziendalisti e rispettare chi investe le proprie finanze per portare avanti l'Ischia Calcio. Comunque l'attuale reparto di centrocampo ci dà ampie garanzie perché noi abbiamo confermato giocatori importanti dello scorso anno come Giacomarre Maiorano, così come gli ischitani Trofa e anche Riccardo Montanino che l'anno scorso arrivò a gennaio, quest'anno invece ha iniziato la stagione con noi, con il ritiro fatto con la squadra io ho molta fiducia in lui perché Montanino è un giovane dalle ottime qualità sia fisiche che tecniche, sicuramente avrà un ruolo importante in questa squadra. Poi abbiamo anche degli under di livello nel reparto, quindi noi dobbiamo individuiamo un calciatore che aggiunga caratteristiche diverse al nostro reparto, caratteristiche di fisicità, esperienza e qualità, come era Andrea Feola. Siamo al 7 agosto, ora vediamo un po' nelle prossime settimane se ci si presenterà qualche occasione, ma comunque noi siamo tranquilli, non abbiamo fretta perché l'attuale nostro reparto di centrocampo ci fornisce già ampie garanzie secondo quelle che sono le richieste dell'allenatore. Bacoli abbraccia l'atleta Viola Scotto Di Carlo di ritorno da Parigi dove ha partecipato alle Olimpiadi gareggiando nel nuoto ad accoglierla una rappresentanza di cittadini col sindaco Giosi Gerardo della Regione. Vediamo. Per tutti i ragazzi che hanno voluto organizzare questo primo momento di accoglienza di Viola col fumogeno dietro straordinario, un applauso a loro. Un applauso a loro, sempre presenti. Sempre presenti. Sempre. Di aderire e poi un abbraccio particolare a Viola, domani sera saremo a Marina Grande come ben sapete per lo spettacolo pirotecnico e piromusicale e una di questi saranno diversi momenti piromusicali, un brano l'ho scelto prima di partire Viola e quindi lo spettacolo di domani sarà interamente dedicato a Viola. Istituzionale, però mi farà piacere laddove aveste tempo in modo se possa venire sul palco di una delle serate deve solo scegliere tra Orietta Berti e Gigi Finizio non per un duetto ma per ricevere il plauso del popolo di Bacoli. Io dico da sindaco sono qua con diversi consiglieri assessori, siamo qui a rappresentare la piena soddisfazione della comunità per aver avuto la prima donna di Bacoli alle Olimpiadi e avere la prima atleta dopo 50 anni che riporta Bacoli alle Olimpiadi quando tu ti sei immerso nelle acque della piscina sicuramente cavolo, no? Della sedia quello che ho capito hai portato tutta Bacoli con te e oltre a tutta l'Italia e quindi ti hai riempito di grandissimo orgoglio, grazie veramente per questo. Grazie Viola. No, è là. Viola. La ringrazio tutti, non mi aspettavo questa sorpresa. Prescindere dalla comandata, sono contenta dell'esperienza che ho fatto. Veramente grazie a tutti, mi siete fatti sentire, quindi sono molto contenta. Grazie a te, Viola. Bene, ed ora invece prima di chiudere spazio al meteo e vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi.
E chiudiamo qui. Per chi ci segue in diretta, vi lascio con la seconda parte della processione della Madonna delle Grazie in corso a Procida. Arrivederci.